si è conclusa ancora una volta con un grande successo di pubblico e di qualità pallavolistica la due giorni di Final Four di Coppa Marche 2013, che anche quest'anno si è svolta a Macerata nella palestra Colle Verde organizzata dalla società della Montalbano Volley. Diciamo che ancora una volta vince l'organizzazione e vince anche, diciamo, una squadra della nostra provincia che tiene fede, diciamo, a un albo d'oro, una tradizione storica. Porto Recanati, dopo essersi aggiudicato qualche anno fa definitivamente il trofeo Adrio Giacomini e dopo le ultime due edizioni in cui è uscito in semifinale, credo che quest'anno era ben agguerrito per portare nuovamente a casa il trofeo. Diciamo che è stata un'edizione di un elevato livello tecnico, tanto è vero che le quattro squadre presenti qui alla Final Four non erano altro che le prime e la seconda di ognuno dei due gironi del campionato di Serie C e che sono anche la classifica di partenza del girone finale di promozione in B, perché abbiamo le due finaliste, Porto Recanati e Colle Marino, che partono prima e seconda, e le altre due semifinaliste, che erano Fano e Montalbano, partono dalla terza e quarta posizione. Da un punto di vista organizzativo non è tanto del comitato provinciale, men che meno di Roberto Cambriani, perché io non faccio assolutamente nulla e sono le società che organizzano, ma diciamo che in questa occasione proprio il merito dell'organizzazione spetta al Montalbano Volley, che tradizionalmente organizza al meglio. Poi è chiaro che ovviamente c'è anche una parte storica, una parte affettiva che ormai ricordiamo da tanti anni. Anche il direttore sportivo Tittarelli traccia un bilancio dei due giorni e soprattutto della figura di Adrio Giacomini. Consuntivo dal punto di vista organizzativo è senz'altro buono. Siamo contenti perché anche quest'anno si è celebrata questa Final Four a Macerata, quindi abbiamo potuto ammirare, passatemi insomma il termine, la migliore pallavolo regionale, perché poi la Coppa Marche parte a settembre coinvolgendo tantissime squadre e alla fine ovviamente la scrematura porta ad averne solamente quattro. Abbiamo visto delle ottime partite di semifinale, molto agonisticamente molto tirate, sono stati tutti e due tie break e una buona finale giocata con molta grinta. E come dicevo prima, il modo migliore per ricordare Adrio Giacomini, e quindi tutto sommato dal punto di vista organizzativo siamo molto contenti. Montalbano esiste da 28 anni, 29 ormai nel 2013. E in tutti questi anni ha portato avanti questa attività sportivo-sociale senza interruzione. Evidentemente Adrio ha lasciato molte cose in noi. Adrio non è solo un ricordo, ma è un riferimento per quello che facciamo ogni giorno dal punto di vista sportivo. Quindi ricordiamo tutti quanti con molto piacere e con molto affetto questa figura che non c'è più e che quindi tenere le semifinali e le finali di Coppa Marche a Macerata, nella nostra palestra, nel nostro impianto, ci sembra un modo assolutamente dignitoso per ricordarlo. Soddisfatte le autorità presenti, dal sindaco Carancini all'assessore allo sport Canesin, al delegato della FIPAV Marche Angelo Varricchio. La Coppa Marche è un premio alle società, nel senso che oltre a far giocare un campionato gli diamo una possibilità. Quando si parte a settembre, la Coppa Marche serve anche da rodaggio per il campionato, pertanto alle società diamo una possibilità di incominciare a assaggiare il terreno di gioco di nuovo dopo la pausa estiva. Si gioca con l'arbitro, si gioca con le regole, non sono più delle amichevoli come si faceva una volta. Pertanto c'è quello spirito poi di arrivare, ecco, a giocarsi la finale come le squadre che hanno fatto oggi. È diventata, le società ci tengono, cioè è un onore partecipare, un onore, poi quando si vince è sempre un onore, però è una coppa che incomincia ad avere il suo charme. È un memorial importantissimo di spessore tecnico, perché ormai il trofeo Adrio Giacomini è un punto di riferimento agonistico fondamentale per quanto riguarda la Serie C della pallavolo. È un onore averlo a Macerata, averlo organizzato ancora in questa nostra struttura, e quindi credo che sia nello stesso tempo un'occasione importante per ricordare
una figura importante in questa città che si è molto spesa per lo sport, ma direi anche una manifestazione tecnica di discreto valore. Montalbano Volley ormai è la seconda squadra di volley maschile qui a Macerata, che gioca in questa bella palestra, ma che da tanti anni, grazie anche a Giacomini, che ha iniziato questo tipo di attività tanti anni fa, porta avanti il volley facendo giocare a tanta gente a pallavolo qui a Macerata. Un grazie ai dirigenti, agli organizzatori, a tutta quanta la gente che gli va dietro e anche a tutti i tifosi, perché ho visto qui durante questa manifestazione che c'è anche tanti tifosi. Da un punto di vista sportivo partiva favorita Porto Recanati, che non ha smentito i pronostici incamerando il suo quarto trofeo ai danni di una CM Collemarino che ci è arrivata molto vicino. Le due finaliste infatti hanno battuto nelle semifinali di sabato due concorrenti molto avvincenti come la CS Iffano e la stessa padrona di casa Sero Group, entrambe sconfitte al tie-break. Come vediamo dalle immagini, molto sfortunati i ragazzi di Bernetti che hanno tenuto testa alla prima squadra della massima categoria regionale. Dal punto di vista sportivo, siccome una delle quattro squadre semifinaliste era la nostra, la Sero Group, la nostra prima squadra di Serie C, certamente abbiamo un po' l'amaro in bocca per non essere arrivati a giocare la finale e a vincere la Coppa come ci piaceva. E un tie break perso a 15-13 non può che lasciare l'amaro in bocca, però sportivamente evidentemente il risultato del campo è quello che va accettato. Gli obiettivi, come sanno già gli atleti da inizio stagione, sono quelli di arrivare a fare i playoff per la promozione in maniera convinta. La finale invece si è conclusa con un 3-0, anche se tutti gli addetti ai lavori hanno riconosciuto che tra Porto Recanati e Collemarino sarebbe stato più giusto un pareggio, ma il pareggio nel volley non esiste. Tutte e due le formazioni, anche Collemarino, a dir vero siamo due squadre che in campionato abbiamo perso una sola partita, in Coppa noi non avevamo mai perso e mi sembra anche loro, quindi voglio dire sicuramente siamo due formazioni alla pari. Testimonianza anche del risultato di questa sera, che al di fuori del 3-0 comunque ha visto una partita combattuta, 2-7 ai vantaggi. Diciamo che forse la continuità, anche vista la maratona sia nostra che loro di ieri, ha fatto la differenza nei frangenti finali dei set. La mia squadra è stata un pochettino più continua, abbiamo avuto un grosso apporto dai ragazzi entrati, subentrati negli ultimi punti dalla panchina, quindi devo ringraziare loro, hanno fatto una grandissima prestazione, in merito esclusivamente loro. Fare la doppietta, io sono uno poco scaramantico, le cose mi piace dirle, se dovessimo fare doppietta sarebbe un grandissimo risultato, se così non fosse vogliamo comunque lottare tutta la stagione fino all'ultima giornata che ci vedrà proprio con lo scontro diretto con Collemarino, e poi questa sera è andata bene a noi, speriamo che ricapiti così anche il campionato. Chiusa con successo questa edizione, si pensa già alla successiva. E alla ventilata ipotesi di uno spostamento della sede della Final Four, il presidente Cambriani ha già tirato fuori le unghie. Chiaramente tutti vogliono organizzare, la nostra regione è abbastanza lunga, per cui la pallavolo regionale va da Sant'Angelo a San Benedetto, da Ascoli a Pesaro, per cui a Gavice per dir meglio. Però vediamo, io mollo molto difficilmente, per cui non è detto che non ci sia la tradizione, sai. Sono una scorza dura di montagna, per cui credo che molto difficilmente morirò.